memorabile, o meglio epico scherzo, quello che viene fatto a Mattia De Sciglio oggi, 5 maggio 2019, alle Iene, andandolo a colpire proprio dopo l'eliminazione della Juve dalla Champions League, e non l'avrebbe presa troppo bene. È stato quel simpatico mattacchione di Sebastian Gazzarrini a organizzare, o meglio ad architettare, lo scherzo in questione. In buona sostanza, Mattia ha una bellissima fidanzata, hanno un gatto davvero straordinaria, straordinario. Fidanzata e gatto sono diventati quindi complici di quel simpaticone di Sebastian Gazzarrini per questo simpatico scherzo al difensore della Juve e della Nazionale. Possono essere scherzi piacevoli o fastidiosi o brutti, ma alla fine divertono sempre quelli che realizza il buon Sebastian Gazzarrini. Mattia torna a casa, stanco e molto amareggiato. Invece di buttarsi sul divano e sognare magari un triplete per la prossima stagione calcistica, va a ricevere da parte della fidanzata la notizia che il loro gatto, molto amato, purtroppo è sparito, non si trova più. Cominciano le ricerche in maniera abbastanza incessante e imponente nella tarda notte di Torino e finisce in mezzo ad un racket di fotografi senza alcuno scrupolo che sfruttano i gatti per creare delle immagini piuttosto bizzarre, atipiche, divertenti da mettere, quindi da ingoiare o meglio infilare nei diversi social network. Insomma, uno scherzo piacevolissimo, divertente, allegro, brioso, capace di intrattenere, di trasmettere il buon umore e di sollevare gli animi anche i più, chiamiamoli, fini. Bene, vi ringrazio in primis per la visione di questo video di oggi. Lo scherzo va visto, va apprezzato, va ammirato, va davvero fatto, cioè non fatto, messo, quindi catalogato nel ben impaginato libro degli scherzi del simpaticissimo Sebastian Gazzarrini, che con competenza, con professionalità e con garbo nonché con brio sa farci divertire non poco. Grazie a tutti, un salutone caro.